Giornata di protesta oggi a Teramo contro l'amministrazione Brucchi, vista la ridefinizione dei servizi di assistenza per i disabili che in realtà sembrerebbero un vero e proprio taglio alle politiche sociali. Nasconde una riforma dei servizi sociali che ha come principio una compartecipazione che ha un senso logico e di equità sociale, perché la compartecipazione prevede un contributo anche da parte del privato che ha, cioè da quel privato che è più ricco, compartecipa nella spesa di un'assistenza sociale, quindi al sociale, per aiutare chi non ha. In realtà gli equilibri che sono stati posti in essere nel comune di Teramo dimostrano il contrario, in quanto la compartecipazione è stata fatta per eliminare il sociale, quindi per eliminare una quota di spesa del comune anche nella parte più povera della città. Bisognava prevedere una compartecipazione diversa che avesse quali equilibri? Sicuramente una fascia di reddito più alto, che ha come punto di riferimento se l'invalido è solo oppure no, ed infine anche la gravità dell'invalidità e quindi la necessità di avere più aiuto da dare alle famiglie da parte del comune. Un esempio, un ISEE di 14.000 più un centesimo prevede una compartecipazione dai 15 ai 16 euro ad ora per ogni ora di assistenza che viene data alla famiglia. Un ISEE di 14.000 euro è comunque un reddito basso, perché come sappiamo l'ISEE prende come riferimento non solo il reddito dell'intera famiglia ma anche i beni di proprietà e dei depositi, quindi una famiglia che ha una proprietà, una casa in proprietà anche piccola ed ha un reddito di 800 euro con qualche piccolo risparmio nei casi di evenienza deve compartecipare con 15 euro a ore.